un libro che si pone su diversi piani, il piano storico perché i personaggi del fine 1600 e 1700 sono reali e sono esistiti, e il primo di questi è Stradivari. Il piano moderno in cui i protagonisti ovviamente sono frutto della mia fantasia e vanno alla ricerca di quello che appare un enigma posto da un loro amico che ha ritrovato una lettera in cui si parla in maniera abbastanza fumosa di un mistero collegato appunto con Antonio Stradivari. E certo, nella sua vita è stato sempre un personaggio particolare, avvolto dal mistero, Stradivari. Beh, più che avvolto dal mistero è stato molto particolare. Lui è nato, ha vissuto e è morto in Cremona, non si è mai mosso dalla città. È vissuto fino a oltre 90 anni, è morto mentre stava ancora lavorando nella sua bottega a costruire liuti, violini, chitarre, arpe, violoncelli, eccetera. Ha avuto 2 mogli e 10 figli. Sono stato a Cremona e ho scoperto che la sua casa originale era vicino a una bettola alla fine del 1600. E quindi ho pensato che prima di tornare da tutta la figliolanza, la sera, stanco, sia passato anche nella bettola suddetta a bersi un bicchiere di vino e magari fare una partita a carte. E da lì inizia tutto il gioco, tutto il mistero, tutta la ricerca del tesoro di Stradivari.